Pesaro i genitori scendono in piazza per dire no all'accorpamento del reparto materno-fantile in un unico piano all'ospedale San Salvatore. La vogliono chiudere o la vogliono accorpare? Si vogliono fare di un corridoio due reparti. Cioè, due reparti come stanno in un corridoio? Basta appalti al ribasso e ore non pagate. Anche a Fano la protesta degli educatori professionali che chiedono contratti di lavoro adeguati e dignità. È un primo momento in cui iniziamo a prendere parola pubblicamente per dire che ci siamo, esistiamo e esigiamo un miglioramento della nostra categoria. Sottopasso di Ponte Sasso al via i lavori di riqualificazione, nuovi parapetti e illuminazione a LED, previsto anche un intervento sul parcheggio vicino. Autonomia differenziata a Fano, un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle per spiegare i motivi del no alla riforma, presente anche l'onorevole Roberto Fico. A Fenile di Fano apre la Casa sull'Isola, il progetto per lo sviluppo di autonomie nella vita quotidiana di persone disabili. Benedetta Necchi batte la campionessa d'Europa e vince i campionati nazionali di bocce Under 18 nel tiro di precisione. Una grande gioia per la bocciofila San Cristoforo. Bentrovati ad una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Scontro tra due auto oggi alle ore 14 in Viale Piceno a Fano per cause ancora in accertamento da parte della polizia locale di Fano. Un Opel guidata da un fanese di 45 anni all'altezza dell'area di intersezione con Via della Pineta ha tamponato una Volkswagen con a bordo una 57enne di Mondavio. Entrambe le conducenti sono state trasportate al pronto soccorso in codice verde. A distanza di poche settimane dall'ultimo sit-in di protesta, domenica scorsa genitori con figli sono scesi in piazza per dire no all'accorpamento del reparto materno-infantile dell'ospedale San Salvatore. Da Pesaro il nostro inviato Marco Lonigro. Dopo il sit-in di protesta contro il possibile trasferimento del reparto di pediatria a Fano, domenica mattina genitori con figli e passeggini si sono ritrovati in piazzale Lazzarini a Pesaro per manifestare contro l'eventuale accorpamento del reparto materno-infantile in un unico piano. Ogni volta che manifestiamo il nostro disappunto a riguardo ci tranquillizzano e poi dopo qualche giorno viene fuori qualche altra voce, quindi non è più il trasferimento ma l'accorpamento. Dopo non è più l'accorpamento ma è il trasferimento su un altro piano. A questo punto sembra un po' una presa in giro, un po' un gioco con questi reparti, no? E un gioco che viene fatto a spese dei pazienti, dei cittadini e anche a spese dei soldi nostri, mi viene da dire, perché comunque tutti questi spostamenti, trasferimenti, macchinari, ammodernamenti, butta giù qua, butta giù là, sposta là, sono fatti con i nostri soldi, quindi anche questo è da tener conto. E quindi noi tutte le volte che sentiremo voce a riguardo, tutte le volte scenderemo in piazza, quindi vediamo chi è più cocciuto. Pediatria resterà a Pesaro ma verrà accorpata in un unico reparto nel padiglione F dell'ospedale San Salvatore con ostetricia e ginecologia, una soluzione non condivisa dai genitori presenti al sit-in di protesta. Si accorpano è come dare una futura chiusura con l'accorpamento comunque, perché ci si lamenta che a Pesaro ci sono pochi parti, ma se diminuiamo la possibilità di partorire è ovvio e va da sé che tutti decideranno di andare a partorire altrove e sappiamo che la scelta non sarà Fano ma sarà la Romagna. Devo dire che per una mamma avere un'assistenza 24 ore su 24 e avere una tranquillità di un reparto che funziona è veramente importante. Pesaro è una grande città e non si può appoggiare a una struttura come Fano che comunque deve raccogliere e raggruppare tutto l'entroterra. La vergogna non è questa, la vergogna è che la vogliono chiudere o la vogliono accorpare ed è assurdo, vi ripeto, è assurdo che vogliono accorpare, vogliono fare addirittura non di un piano ragazzi, vogliono fare di un corridoio due reparti, cioè due reparti come stanno in un corridoio? Cioè io credo neanche nel sud Italia funziona così ed è una cosa assurda, adesso sento dire che
E probabilmente non sarà più così, ma sarà differente, cioè sposteranno in un'altra parte. Ma qui chi si sveglia la mattina praticamente ne dice una. Per cui io rimprovero sia i politici in generale, tutti, ma soprattutto a chi gestisce questo ospedale, che non è possibile una cosa del genere, perché noi genitori, voglio dire, siamo veramente arrabbiati, adirati per questo fatto. Chiedo un intervento da parte della regione a riguardo. La questione pediatria e non solo. Si registrano ritardi sul cronoprogramma relativo alla costruzione del nuovo ospedale di Pesaro e il vicepresidente del Consiglio regionale, Andrea Biancani, ha presentato un'interrogazione urgente. Chiedo finalmente di avere una data rispetto alla presentazione del piano per il progetto preliminare. Ancora siamo in questa fase, cioè ancora non c'è nulla, era stato annunciato più volte. L'accordo di programma sottoscritto da tutti gli enti, cioè da Comune, Regione e Sanità, prevedeva che il progetto preliminare, il bando doveva uscire entro il 31 dicembre del 2022. Oggi siamo arrivati a settembre del 2023, ancora non si sa nulla. Poi oggi siamo qua anche per dire basta con queste come dire, volontà, queste intenzioni, queste proposte di comunque spostare il reparto del Dipartimento di Materno Infantile, cioè di pediatria, ginecologia, ostetrice, ogni settimana ne veniamo a sapere una. Noi riteniamo che fino a quando non c'è niente questo reparto deve rimanere dov'è, ma soprattutto riteniamo ancora più assurdo di spostare il reparto di ematologia che oggi è dentro la palazzina Solazzi, che è quella palazzina dove c'è la radioterapia, che non è neppure interessata, non sarà neppure interessata da quelli che saranno i lavori. Quindi da una parte si incominciano a spostare quei reparti senza avere neanche un progetto, senza sapere quelli che saranno gli spazi che saranno necessari, dall'altra si spostano addirittura reparti che sono all'interno di spazi che non saranno comunque interessati dai lavori. E sul presunto trasferimento di alcuni reparti ha replicato direttamente l'assessore regionale Filippo Saltamartini. Questa è una pura invenzione del Partito Democratico, ha dichiarato, che cerca qualsiasi appiglio per screditare l'operato della regione. Ricordo che durante la prima ondata di Covid era stata la precedente amministrazione regionale guidata dal PD a spostare il reparto da Pesaro a Fano e che nell'autunno dello scorso anno abbiamo lavorato per riaprire il punto nascita a Pesaro. Ora i nostri sforzi sono mirati alla realizzazione del nuovo ospedale a Muraglia che conterrà tutte le specialità che sono ed ora presenti. Nel piano sanitario appena approvato è chiaramente previsto il mantenimento dei reparti a Pesaro, come tutti i cittadini possono verificare. Mi dispiace che il PD, ha concluso l'assessore, utilizzi argomenti infondati per trasmettere un timore alla popolazione solo per cercare visibilità. A Fano invece sabato scorso si è svolto un presidio per rivendicare i diritti degli educatori scolastici che chiedono contratti di lavoro adeguati e dignitosi. C'era per noi Cristiana Guerra. Ora basta, pretendiamo quello che ci spetta, riconoscimento, diritti e dignità. È il grido d'allarme lanciato sabato pomeriggio dal Comitato Diritti Educatori Marche, che ha fatto sentire la propria voce per rivendicare maggiori tutele e migliorare le proprie condizioni lavorative. Sede del presidio Piazza Ammiani di Fano, in cui i rappresentanti del comitato si sono radunati insieme agli addetti del settore, con cartelli e striscioni, poiché giunti ben oltre il limite di sopportazione, dopo aver corso il rischio concreto che l'assistenza educativa non iniziasse con il nuovo anno scolastico. Il bando di concorso per gli appalti è partito molto tardi, quindi abbiamo ricevuto un messaggio il 4 di settembre che ci diceva che per questa ragione avremmo cominciato la scuola quantomeno il 20 di settembre, e questo significava per noi che avremmo perso una settimana di stipendio, quindi questo significava arrivare da un'estate molto complicata perché lavoriamo meno ore, ci sono meno cose da fare, arriviamo a settembre e tiriamo un sospiro di sollievo. Quest'anno il sospiro di sollievo ce l'hanno interrotto per una settimana. Anche i genitori dei nostri utenti hanno protestato perché questa cosa riguardava soprattutto il diritto allo studio di questi ragazzi, e quindi questa cosa è rientrata, il comune ha messo dei soldi e siamo partiti tutti insieme. La situazione è stata questa qua, si è risolta, però abbiamo avuto qualche giorno complicato da gestire.
Enrico, perché avete deciso di organizzare questo presidio oggi? Che cosa chiedete? Abbiamo formato questo comitato che si chiama Comitato Diritti Educatori Marche. Portiamo in piazza le nostre rivendicazioni. Ad esempio, quando il ragazzino o la ragazzina che è assente da scuola, noi non veniamo pagati, quindi non siamo riconosciuti. Così come per chi lavora in comunità, quindi non nella scolastica, ci sono le notti passive non retribuite, quindi le notti passate a lavoro senza essere pagati. Molti che hanno i titoli per avere il D2, che sarebbe il contratto da educatore professionale, sono inquadrati diversamente in D1. Diciamo che oggi è un primo momento in cui iniziamo a prendere parola pubblicamente per dire che ci siamo, esistiamo e esigiamo un miglioramento della nostra categoria. Federico, quanti sono gli educatori in tutta la provincia? Solo a Pesaro sono un migliaio, nella città di Fano saranno quasi 200, c'è Vallefoglia con una sessantina di educatori, e Urbino ne ha una trentina, poi c'è Fermignano, Urbino e Fermignano anche di più forse. Voi i giorni scorsi avete avuto degli incontri, sono state promesse? Speriamo che vengano mantenute qui nell'ambito 6 di Fano. Stiamo intervenendo e stiamo cercando un dialogo anche con l'ambito 4 di Urbino e l'ambito 1 di Pesaro. Speriamo che ci ascoltino, perché fino adesso sono stati inascoltati nonostante le varie mail, anche i vari incontri ufficiosi. Ecco. Ci sarà una soluzione a questo problema? Si spera tanto nei sindacati, nell'intervento di loro, che si stanno iniziando a far sentire anche loro, e poi anche con i politici. Marta Ruggeri ci ha appoggiato con una mozione in regione che deve essere ancora approvata, Micaela Vitri è stata cofirmataria sua. Speriamo negli ambiti, nei comuni, che nei sindaci anche di Vallefoglia, di Pesaro e di Urbino e negli assessori delle varie competenze che ci ascoltino, che ci incontrino. Questa mattina sono partiti i lavori di asfaltatura in via Petria, Sant'Orso di Fano. Si proseguirà in via Lumière, via Divisione Carpazzi e in via Soncino. Contemporaneamente in via Sant'Eusebio e via Bellandra è ripartito il prolungamento della pista ciclabile. Verranno realizzati una rotatoria, diversi attraversamenti pedonali ed infine la nuova asfaltatura di via Bellandra per poi passare in via Galilei. Invece la prossima settimana prenderanno il via i lavori di riqualificazione del sottopasso di Ponte Sasso e poi del parcheggio vicino. Per consentire l'intervento, l'accesso sarà interdetto. Vediamo. La prossima settimana siamo pronti a partire anche con l'intervento di riqualificazione di quello che è il sottopasso di Ponte Sasso, laddove tempo fa siamo intervenuti, diciamo, nella parte alta. Oggi, grazie a quello che sono delle risorse ministeriali del PNRR che ci siamo aggiudicati a inizio anno, interverremo invece con una riqualificazione e un risanamento più sostanziale di tutte quelle che sono le parti di cemento ammalorato e quindi di tutto quel ferrame a vista che si è deteriorato nel tempo, ma anche con la sostituzione di parapetti, con tutta una nuova illuminazione a LED, con un nuovo, diciamo, del nuovo materiale su quelli che sono i camminamenti, tanto che verrà utilizzata della materia illuminante, proprio che favorirà di notte la percorrenza sia di visibilità, ma è chiaro che questo permetterà ai pedoni di attraversarle anche con maggiore sicurezza. Oltre questo verrà fatto anche tutto un lavoro di idrosabbiatura, di rasatura di quello che è il cemento stesso, di pittura, quindi verrà ripitturato completamente e verrà migliorato anche il parcheggio nella parte alta, dove oggi ci sono dei cordoli tutti ammalorati e lo stesso asfalto è in condizioni precarie, per cui metteremo mano con certezza anche lì. Questo è un intervento molto importante che dà valore a quello che poi è un punto di connessione tra il centro abitato e la zona del mare, perché anche questi luoghi devono essere ben tenuti per preservare sia la sicurezza di chi li attraversa, ma anche la stabilità. Ricordiamo che i sottopassi poi precludono comunque una parte che va attraversata sia nella parte sotto ma anche nella parte alta. Ecco, per noi la sicurezza è una priorità. I lavori verranno conclusi entro fine anno, nel frattempo diciamo che per tutto il periodo dei lavori l'area di intervento verrà interdetta, perché altrimenti la ditta sarà in grande difficoltà in termini di sicurezza per svolgerli al meglio, ma potranno essere utilizzati gli altri due sottopassi vicini.
Il cancello sul lato destro del cimitero di Rosciano è malfunzionante da 2 settimane. È la segnalazione di un nostro reporter di strada che tramite Fano TV chiede all'amministrazione comunale di intervenire per risolvere il problema che crea disagi soprattutto alle persone anziane. E noi questa richiesta l'abbiamo girata all'assessore ai lavori pubblici. Bruno Ori ci ha fatto sapere che il cancello verrà sistemato in settimana, mentre sul problema delle infiltrazioni d'acqua, segnalatoci da altri telespettatori, c'è un progetto in corso, per cui il prima possibile partiranno i lavori. Si è svolto a Fano la scorsa settimana un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle per spiegare i motivi del no alla riforma dell'autonomia differenziata. Presente anche Roberto Fico, che a margine dell'incontro è intervenuto ai nostri microfoni. Possiamo trattare dei temi che poi sono importanti per il nostro paese e per il nostro... Tappa a Fano per l'onorevole Roberto Fico, l'ex presidente della Camera dei Deputati, è stato ospitato nella sala Pedinotti di Palazzo Martinozzi dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Fano. Un incontro nel quale si è parlato di autonomia differenziata, una riforma che, se attuata, scrivono i 5 Stelle, creerebbe effetti sociali estremamente negativi. In merito all'autonomia differenziata, l'onorevole Roberto Fico ha commentato così ai microfoni di Fano TV. Punto di vista assolutamente negativo, soprattutto perché ci troviamo nelle regioni Marche, noi possiamo dire con assoluta certezza che da questo provvedimento dell'autonomia differenziata le Marche sarà una delle regioni maggiormente danneggiata, perché è una regione più piccola. Io da questo punto di vista ancora non ho sentito una parola dal presidente di questa regione. Quali effetti sociali creerebbe questa nuova riforma? Una divisione maggiore tra ricchi e poveri e tra aree più in difficoltà del paese e tra quelle invece più ricche. Invece noi dobbiamo far sì che la nostra Repubblica sia unita e che il principio di solidarietà e di distribuzione del reddito sia pienamente rispettato. Importanti risvolti anche per quanto riguarda le infrastrutture. Assolutamente sì, perché a quel punto non si andrebbe più a fare una reale programmazione nazionale, ma magari un'autostrada che si fa in Lombardia non può finire nello stesso punto in Veneto. Siamo all'assurdo. Presenti all'incontro anche Marta Ruggeri, capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle. Il tema è sicuramente un tema di cui si parla poco, però è un tema molto importante, e soprattutto il relatore è un relatore d'eccezione come Roberto Fico, che ormai tutti conosciamo. Per noi 5 Stelle è un pilastro, perché è stato un attivista e un parlamentare storico. Si parla di autonomia differenziata, qual è su questo argomento la situazione in Regione Marche? In Regione Marche la situazione è che ho presentato una mozione contro l'autonomia differenziata protocollata il 9 di gennaio, dopodiché sono arrivate altre a giugno, altre mozioni firmate dal Partito Democratico, è stata iniziata la discussione a fine giugno, però ancora non si è giunti alla votazione, perché di seduta in seduta, pur essendo messi all'ordine del giorno, parte del Partito Democratico, soprattutto la maggioranza, tenta di procrastinare la votazione. Secondo me ci sono dei mal di pancia che riguardano soprattutto Fratelli d'Italia, che come sappiamo ha una visione politica ben differente rispetto a quella della Lega, e quindi evidentemente anche in Regione Marche arriva questa coda, però c'è da dire che per rimanere al governo sono disposti a mandare avanti questa legge, che sicuramente creerà per le Marche dei grossi problemi, perché come sappiamo siamo stati inseriti anche tra le regioni in transizione, quindi sicuramente abbiamo tutto da perdere da una legge di questo tipo. Si chiama La Casa sull'Isola ed è il progetto della cooperativa sociale T41B per lo sviluppo di autonomie nella vita quotidiana di persone disabili. Si tratta di un appartamento che è stato inaugurato a Finile di Fano all'interno della Fondazione Cante di Montevecchio. Da un paio di anni all'interno di un locale nelle tenute della Fondazione Agraria Cante di Montevecchio a Fano, la cooperativa sociale T41B ha aperto un laboratorio chiamato Isola Fenile, dove Isola sta ad indicare inclusione sociale lavorativa, in cui si svolgono attività di impiego per una ventina di persone selezionate dai servizi sanitari per la disabilità e per la salute mentale.
In aggiunta a questo progetto, la scorsa settimana è stata inaugurata una nuova iniziativa, su richiesta del comune e delle famiglie dei ragazzi, rivolta all'acquisizione di autonomie nella vita quotidiana. Si chiama La Casa sull'Isola, ovvero un appartamento riqualificato e allestito nei particolari, dove i ragazzi potranno provare l'esperienza del vivere indipendenti, distaccandosi gradualmente dalla famiglia, in un'ottica di crescita personale. Ale! Ale! Questo appartamento cosa faremo, cosa abbiamo cominciato a fare? Insomma, soprattutto l'attività del pranzo, insomma, quindi la mattina si decide il menù, poi si va a fare la spesa con tutto quello che riguarda poi l'uso del denaro, che spesso è un problema per alcune persone che non hanno capacità di usare i resti. E poi dopo c'è l'attività di cucina, poi preparare la tavola, apparecchiare, servire il pranzo, sparecchiare, pulire, lavare, rimettere a posto la casa. Oltre a questa attività abbiamo due laboratori, uno di informatica, 4 computer, un altro di attività creative e anche di socializzazione, insomma di giochi di gruppo, insomma che dei giochi da tavolo, quello che si può fare. Quindi diciamo che oggi inauguriamo questo, in più proporremo, queste attività vengono svolte oggi da una decina circa di persone, che sono una parte delle persone che lavorano qui in questo laboratorio. Diciamo, vorremmo aprire questa esperienza anche ad altre persone disabili che possono stare o a casa o che frequentano altre strutture. I lavori sono stati fatti grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che ci ha dato un contributo importante, e abbiamo avuto la cucina regalata da Marinelli Cucine. Inoltre, nel corso dei mesi verranno realizzati diversi incontri gratuiti, dalla prevenzione agli infortuni domestici, alla raccolta differenziata, al tema dei mezzi pubblici, alla sessualità, la banca e infine risparmiare sulle bollette. Il progetto è sostenuto anche dall'ambito territoriale sociale numero 6. Sono percorsi importanti, progetti che dimostrano di creare nuove opportunità e nuovi percorsi di inclusione, e come ambito territoriale sociale numero 6 accompagniamo questi percorsi, questi progetti, perché sono la dimostrazione di cosa vuol dire welfare generativo, cioè un welfare che crea nuove opportunità, nuove risorse e mette insieme, grazie a un ente del terzo settore, in questo caso la cooperativa T41, che promuove appunto questi progetti. È stata avvertita in maniera lieve anche nelle Marche, in particolare a Fano e a Pesaro, la scossa di magnitudo 4.8 registrata in Toscana alle 5.10 con epicentro vicino a Marradi, in provincia di Firenze. Dopo il sisma, i vigili del fuoco hanno ricevuto alcune chiamate da parte di cittadini preoccupati per richieste di informazioni. 250 persone provenienti da ogni parte d'Italia hanno partecipato sabato scorso alla 27esima edizione della gara podistica Corrifano. Tra loro anche diversi passeggiatori che hanno preso parte alla camminata amatoriale in memoria di Andrea Borgogelli e altrettanti under 18 impegnati in mini circuiti preparati ad hoc dallo staff del CSI, il Centro Sportivo Italiano. Il successo della gara principale di 8,4 km è andato al carabiniere 33enne Fabio Ercoli, tesserato per il Circolo Minerva Parma, che ha chiuso la gara in 28 minuti e 33 secondi. Tra le donne invece si è imposta la jesina Simona Santini dello stesso circolo. Nel trofeo Avis, primo posto per Vincenzo Olivotti e al femminile per Valentina Lorenzi. Tra i gruppi ha trionfato il gruppo podistico Fano Corre del presidente Enrico Fabroni. E ci spostiamo alla bocciofila di San Cristoforo di Fano, dove Esther Muscò ha intervistato la neocampionessa italiana di bocce juniores under 18 nel tiro di precisione. Si ritorna ad allenarsi come ogni giorno la bocciofila di San Cristoforo dopo i campionati italiani juniores di bocce under 18 e under 15 maschili e femminili, che si sono conclusi a Pesaro il 10 settembre portando 9 medaglie nelle Marche, di cui 3 ori. E proprio in campo si respira profumo di oro, quello conquistato dall'atleta 17enne Benedetta Necchi, detta Benny, che ai nostri microfoni si racconta ancora piena di commozione per la sudata e meritata vittoria del titolo campionessa under 18
nel tiro di precisione. È stata una grande emozione perché comunque con Gilda, la campionessa europea, l'ho sempre temuta abbastanza in quanto è molto molto brava. E quindi è stata una bella soddisfazione e all'inizio non ho trattenuto le lacrime, quindi dopo, appena finito il tiro di precisione, sono scoppiate in lacrime e ho festeggiato con quelli che erano a fare il tifo per me. Quale punteggio è stato? Il punteggio è stato 17-14. Da quanto tempo pratichi questo sport? Pratico questo sport da ormai 8 anni. Sempre qui alla Bocciofila San Cristoforo? No, ho iniziato nella Bocciofila di Calcinelli, a metà Ourense, e sono qui ormai da 2 anni. Qual è stato quel momento che ti ha fatto capire questa è la mia strada? Allora, sinceramente l'ho sentito dopo pochi mesi che ho iniziato, perché comunque Piaceno ci andavo sempre tutti i giorni, anche quando stavo male ero in Bocciofila, e quindi lì ho capito che era una cosa a cui non potevo fare a meno. Grande soddisfazione e orgoglio per il presidente della società Bocciofila San Cristoforo di Fano, Paolo Marchionni. Sì, grande risultato, anche perché onestamente inaspettato, non pensavamo che in quella giornata riuscisse addirittura a battere la campionessa. Il target è sempre più basso, quindi molti ragazzi si approcciano a questo tipo di sport. Lo sport bocce è uno sport che bisogna farlo conoscere, perché altrimenti i ragazzi sono invogliati più verso gli sport maggiori, cosiddetti, come calcio ovviamente, volley, eccetera eccetera. Non nasconde la gioia e la soddisfazione nemmeno il direttore sportivo, nonché allenatore dei ragazzi under della San Cristoforo, Giovanni Iacucci. Missione grandissima, perché questi ragazzi ci mettono la passione, bisogna avere voglia di sacrificarsi, perché le bocce sembra uno sport semplice, ma non lo è. Ci vuole la concentrazione, passione e tanto allenamento. Se uno ha la pazienza di aspettare il momento giusto, le bocce alla fine ti gratificheranno sempre. I ragazzi sono una decina circa, più i ragazzi DIR, che sono altri 6. È una bella realtà e cerchiamo di mantenerla come vorrebbero tutti. La giovane e fresca campionessa si rimbocca subito le maniche ed è pronta ad affrontare le future sfide. I miei obiettivi futuri sarebbero gli europei o magari i mondiali, e si prova e si punta a quello. Ed ora apriamo il grande album di famiglia di Fano TV per fare gli auguri a Maurizio Tonucci e Patrizia Tarsi, residenti a Fano, che sabato scorso hanno festeggiato le nozze d'oro. Auguri dalla cugina Oriana, da tutti i familiari e naturalmente da tutto il nostro staff. Il nostro telegiornale finisce qui, adesso vi lascio alle previsioni del tempo e alle programmazioni serali. Grazie per essere stati con noi, occhio alla notizia, torna come sempre domani sera alle ore 20:30. Buona serata.